on the state of play on the market. We've got this leap. Check on the early European movement. Is making money on Bloomberg. Bloomberg Television UK, available 24 hours a day with the news that moves your markets. Sono Giada Vercelli, commento i mercati finanziari per Bloomberg Television. La giornata si apre con Bloomberg a colazione, un appuntamento in cui noi cerchiamo di segnalare i principali avvenimenti previsti per la giornata e poi seguiamo le chiusure dei mercati asiatici e naturalmente l'apertura delle piazze europee. In particolare dedichiamo attenzione all'apertura di Piazza Affari. Bloomberg a colazione, l'informazione indipendente su Bloomberg Television. Mi chiamo Marco Langman, presento il programma Mercato dello Sport, dove gli esperti del settore calcio, Formula 1, mondo delle scommesse parlano dei rapporti tra sport e finanza, marketing e sport, società quotate in borsa, il futuro nel campo dell'economia e della finanza, appunto, delle società sportive. Mercato dello Sport, l'informazione indipendente su Bloomberg Television. Un'ora prima dell'apertura delle contrattazioni a Wall Street, un viaggio tra America ed Europa per vedere quali sono gli ultimi indicatori economici, commentarli con i migliori analisti di mercato. Situazione finanziaria di grande incertezza con i bilanci statali che potrebbero rivedere le proprie linee di spesa e di investimento. Ma per l'investimento del singolo che si trova a fare i conti con mercati con una discesa a picco, che cosa si può fare? È il momento di ragionare sugli investimenti che si sono fatti e soprattutto vedere dove si possono cogliere le opportunità per i prossimi mesi. Ne parliamo con Stefano Masullo, presidente di Opus Consulting. Bentornato Stefano. Buongiorno. Come commenti questa situazione, così un quadro generale di quello che sta succedendo? Beh, una situazione molto difficile, una situazione comunque che ha avuto le sue origini con la crisi asiatica del 97-98, che è stata tamponata in tempo con iniezione di liquidità, ma che non ha suturato fondamentalmente i vizi di fondo. Quindi che si sono portati, cioè si è intervenuto un po', diciamo, con un cerotto nel 98, ma non si è intervenuto a livello strutturale e quindi stiamo pagando le conseguenze adesso. A questo punto gli atti imprevisti che sono capitati la scorsa settimana a che cosa potrebbero preludere, a quali mosse di politica monetaria? Quello che è successo la scorsa settimana in maniera così tragica ha accelerato sicuramente un processo di crisi, di recessione economica. Gli strumenti in mano ai governanti di tutto il mondo e ai governanti delle banche centrali sono molteplici e devono essere usati tutti nello stesso momento. Quindi non esiste più la teoria neoclassica, quindi la divisione tra monetaristi, neoclassici, eccetera. Bisogna fare fronte comune e bisogna intervenire rapidamente in maniera massiccia, dicendo anche alla popolazione che bisognerà ovviamente fare dei sacrifici. E questo non basta soltanto abbassare i tassi di interesse, aumentare le tasse, ma un mix di tutto questo. Un mix di tutto questo. C'è anche chi ha detto che al di là dei modelli economici classici a cui siamo stati abituati nel Novecento, l'azione di concerto della Fed e delle altre banche centrali europee hanno un po' immesso una mano non invisibile, ma una mano che guidasse invisibilmente il mercato. E in questo senso l'opera della Fed potrebbe portare a una ripresa dei corsi azionari, secondo voi? Nel breve non penso perché c'è una situazione sociale molto difficile e soprattutto psicologica degli investitori, quindi contro la psicologia di massa, collettiva, contro il panico di massa ci sono poche cose che si possono fare. Devo dire che Greenspan era da diversi anni che predicava la prudenza, ha parlato di esuberanza razionale quando l'indice Dow era a 7.000 punti, non è stato molto ascoltato. Lui ha cercato di fare il possibile aumentando i tassi di interesse, però queste cose sono assolutamente imprevedibili da parte di tutti. E quindi è una situazione molto difficile perché negli ultimi 50 anni non si è mai verificata
una crisi di questo genere, quindi nessuno ha anche l'esperienza per poter sapere che cosa fare basata appunto su situazioni precedentemente vissute. Stefano, adesso non ha più molto senso, come facciamo di solito, parlare di settori, di indici, di medie, piuttosto che di livelli da tenere in considerazione per operazioni a breve termine. Adesso occorre dire a chi ha degli investimenti che cosa ne deve fare. Quindi quali sono le ipotesi, le grandi linee di investimento che avete delineato a Opus Consulting? Ma per noi abbiamo definito un portafoglio lunedì 10, prima della tragedia, è stato diffuso martedì mattina, prima della tragedia, e a questo punto ha ancora una sua forte validità. Ovviamente l'abbiamo fatto sia per il settore azionario che per il settore obbligazionario, dividendo i due profili, quindi profili generalisti che sono uno conservativo e uno più aggressivo. Per quanto riguarda quello azionario, è conservativo, è molto semplice, 100% liquidità in euro investita in pronti contro termine BOT, quindi a 3-4 mesi. Per quanto riguarda invece quello più aggressivo, il 60% è investito in liquidità in euro come prima e un 20% destinato all'acquisto di opzioni call scadenza dicembre su aree geografiche che sono Stati Uniti ed Europa e su settori che vanno dall'energia all'acqua, all'estremo lusso, le comunicazioni, intendendo sia le telecomunicazioni che le autostrade, per esempio, le aziende agricole, l'alimentare e l'energetico. Questi sono i settori su quale puntare con delle opzioni call, ripeto, fine dicembre, proprio per limitare il rischio. L'altro 20% vendite allo scoperto o acquisto di opzioni put su USA, Europa, Giappone e in particolare su settori che, tipo banche, immobiliari, risparmio gestito, venture capital, new economy e internet service provider. Quindi questa è la situazione. Ah, mi stavo dimenticando, in acquisto anche l'immobiliare facility, che è diverso dall'immobiliare che abbiamo detto di vendere, che è l'immobiliare residenziale, quello da vendere, mentre l'immobiliare facility è quello destinato alle attività produttive, con un tipo di spin-off che stanno facendo anche alcune aziende italiane. In effetti la discesa dei tassi di interesse non spingerebbe l'investimento immobiliare, come di per sé è sempre avvenuto? Sì, spingerebbe, però bisogna considerare due fattori. Primo, la mancanza di liquidità, perché ovviamente per investire in immobili deve avere le disponibilità per farlo. E, la stragrande maggioranza del popolo, degli azionisti, dei piccoli azionisti, ormai ha portafogli massacrati, quindi che non ha liquidità. Secondo fattore è che molta gente è entrata nell'immobiliare perché pensava di poter comprare case, più di una, in funzione del suo tenore di vita. Non dimentichiamoci, negli ultimi due anni molti giovani si sono affacciati alla new economy con grandi stock option, con grandi offerte, quindi hanno vissuto forse al di sopra delle loro possibilità. Adesso tutto questo dovrà dismettersi, perché era l'esempio citato dal Wall Street Journal di un ingegnere americano che ha lasciato un posto da $80,000 e adesso è tornato a fare l'operaio, il muratore, con un posto da $40,000. Quindi questo inciderà sicuramente sui consumi, sul tenore di vita e quindi su anche il consumo di abitazioni. L'altra grande incognita, anche perché ci stiamo avvicinando all'inverno, saranno i prezzi del petrolio. Le tensioni internazionali solitamente fanno aumentare questo bene prezioso. In questi giorni invece il prezzo del petrolio è assai sotto i $30 al barile, quindi l'opera di concertazione dei paesi produttori sta tenendo? Sta tenendo, ma solitamente i cartelli non riescono mai a tenere fino alla fine. Le tensioni sul petrolio ci saranno, perché ovviamente nel caso di un attacco nell'area del Golfo, quindi del Medio Oriente, abbiamo già visto in passato i titoli, le quotazioni del petrolio schizzeranno. Nel breve periodo ci saranno dei forti sali scendi, quindi abbiamo visto passare da 26 a 30, da 30 a 26. Però la tendenza è una stabilità verso il rialzo, proprio per l'aumentare delle tensioni e delle conflittualità che ci saranno inevitabilmente. Come comportarsi invece nei confronti dei cosiddetti beni rifugio? L'oro, scusate, è cresciuto molto negli ultimi 10 giorni, così come sta guadagnando posizione su posizione, centesimo per centesimo, anche il franco svizzero.
Beh, le valute rifugio per antonomasia sono franco svizzero e dollaro. Il dollaro statunitense ovviamente con la situazione attuale sta perdendo un pochettino più di appeal rispetto al franco svizzero, e i beni rifugio, ma io più che sull'oro per esempio consiglierei i diamanti, perché sono facilmente trasportabili, sono utilizzabili anche in attività industriali. Gli ebrei durante la persecuzione nazista si salvarono proprio per i diamanti, perché trasportare dei lingotti d'oro è difficoltoso. Però bisogna stare attenti, perché poi è un mercato anche illiquido, quindi riversare troppi investimenti su questi settori poi rischia di rimanere bloccati e ingessati per un certo periodo di tempo e per liquidare magari a svendere, quindi bisogna stare molto attenti anche su questo discorso. Bisogna stare molto attenti. Un'ultima parola, cosa possiamo dire sui beni di consumo, sugli alimentari, il food and beverage? Beh, ovviamente in situazioni di crisi ci può essere anche una corsa all'accaparramento, no? Come abbiamo visto in alcuni supermercati americani. I bisogni primari sono appunto quelli della nutrizione, per cui tutto quello che è alimentare non superfluo sicuramente avrà quindi non so, carne, latte, derivati di questi prodotti, pane. Le società che operano in questo settore sono assolutamente anticicliche, potranno perdere perché in una situazione generalizzata di debacle delle quotazioni possono perdere, ma sicuramente meno degli altri. Quindi ci saranno sicuramente dei settori che potrebbero anche avvantaggiarsi da questa situazione di crisi. Sì, il settore alimentare, per esempio, noi da tempo che andiamo dicendo di acquistare la terra o come bene rifugio, in alternativa al bene rifugio, perché in situazioni di crisi ovviamente la terra dà dei frutti che poi vengono trasformati nell'industria alimentare, o addirittura in società quotate che operano nell'agricoltura, nelle aziende agricole. Quindi questi sono settori che non solo terranno, ma magari guadagneranno anche. Grazie a Stefano Masullo per i suoi consigli. Stefano Masullo, presidente di Opus Consulting, che è stato con noi per questo approfondimento. E grazie anche a tutti voi per l'attenzione. Arrivederci.